Eccoci qua, Daniel. Ci eravamo visti 15 giorni fa, dopo la sconfitta in casa con Verona. Riparliamo stasera, dopo una bellissima vittoria con Trento e soprattutto con una Sir completamente diversa in campo. Sì, si è visto un'altra Sir, una Sir molto più aggressiva dal punto di vista caratteriale, ma anche soprattutto migliorata tecnicamente. Abbiamo sistemato la linea di ricezione. Abbiamo già sistemare la linea di ricezione, l'attacco è andato meglio e dopo abbiamo fatto una grande partita sull'agonismo e sulla difesa, no? Oggi abbiamo fatto la differenza nella difesa e anche nel trovare durante la partita le cose che non andavano, ad esempio la battuta non entrava la bomba e abbiamo cominciato a cambiare zone, cambiare lungo corto, a trovare altre soluzioni che ci hanno dato risultato. Allora, come si dice in questi casi, no? L'avevi detto, no? Bisogna lavorare, dobbiamo lavorare, la strada sembra quella giusta. Dove possiamo ancora migliorare? Penso in tantissime situazioni, vero? Sì, molte. La prima sicuramente possiamo fare meglio in attacco. Oggi abbiamo utilizzato alcune situazioni, poco che possiamo utilizzarle di più. Penso che tutto quello che dicevo prima, contrattacco, abbiamo sofferto molto le palle alte con il muro piazzato che è lì dove dobbiamo essere più efficienti e anche individualmente penso che ancora c'è molto margine da lavorare. Senti, un'ultima cosa, ad ogni modo una vittoria come questa contro una squadra fortissima come i campioni d'Italia di Trento, come dire, vi porta domani a tornare al palazzetto, no? Con uno spirito sicuramente migliore. Certo, la squadra aveva bisogno di una buona partita per cominciare a credere più in noi, a credere più nelle nostre forze. E tu sai, quando vinci qualche partita importante, questo delle volte è una spinta in più. Ma senz'altro l'unica cosa che mi preoccupa è continuare a lavorare su questi ritmi perché c'è ancora molto da fare. Grazie, Daniele.